Radio Conga 18:14 e attenzione che parte la nuova rubrica. Attenzione, Pato, qui Pato fa mercato, qui con i Negrita, Radio Conga, qui subito, voglio subito la Ci bomba. manca la bancarella. Famosa. Venghino, signori, venghino. Sì, è arrivato l'arrotino. È arrivato l'arrotino, subito Pato, dammi una bella notizia, dai, una bella notizia di Una mercato. bomba gamba tesa, come direbbe l'uombre. Ne diciamo una fresca o una appena uscita ieri, magari Mariano Lima La Valletta, come lo vedi? Mariano Lima La Valletta secondo me è importante perché sicuramente potrebbe essere la svolta per una squadra, come tu sai, magari un po' disordinata, cioè per quello che riguarda diciamo, per la mancanza di continuità, no? Perché abbiamo detto che se La Valletta Secondo giocasse me sempre al 100% potrebbe vincere con tutti, vero? sì, Esatto, più che continuità direi disciplina. Manca un vabbè. po' di disciplina. Disciplina, non solo tattica, ovviamente. Se lo dici tu, disciplina. Posso parlare così perché ho frequentato quelle zone, dai, facciamo così almeno. Bene. Allora dicelo tu che ne pensi di Mariano Lima come allenatore. Secondo me è l'ideale. Per me è un grande mister. Per me è un grande mister. Per me è un grande mister. Dopo ti voglio vedere il primo giorno di preparazione. Va bene. Credo che Ciao, su ciao Mariano. Panzoni. Vengo da una notte da leoni Ridi. Dopo ci pensa Mariano. Allora, facciamo i seri, facciamo i seri. Insomma, abbiamo ufficializzato una delle prime notizie di mercato. La Valletta, insomma, si rifà un po' il look, prende Mariano Lima come allenatore. Diciamo direttore sportivo, colui che visionerà un po' il tutto sarà Alberto Posadi, che rimane comunque nella dirigenza. Ricordiamo che Alberto Posadi, insomma, ha dovuto lasciare per motivi personali, quindi si è preso un anno sabbatico dove, insomma, potrà anche riflettere sul suo futuro nel futsal. È carino perché allora se La Valletta sposta l'allenatore da allenatore a direttore tecnico, c'è un'altra squadra che sposta il direttore tecnico da direttore tecnico a allenatore, che è il free time, giusto? Per Che è il cui free time? sì, Beh, scusa, perché ma non scopriamo niente. Sauro Fiorucci è stato un allenatore di indiscusso talento. no, certo, Ha ma è guidato la stato rappresentativa per una sì, ma vita. ti ho detto niente? No, no, Ma è no. possibile che quando si parla di qualcuno che naviga nel Perugino, questo si lancia e difende come a spada tratta come se fosse l'avvocato per Remeson? Ti ho detto nulla del buon Sauro? Ho detto niente? Ho No, no, no. detto che c'è un passaggio da allenatore a direttore tecnico e c'è un altro che fa da direttore tecnico allenatore. Per cui abbiamo Quindi già. Che ufficializziamo il nuovo allenatore del free time dopo le dimissioni di Mister Pagnottini. Senti, è Sauro Fiorucci? Pato, ma invece oggi scorrendo le pagine del Corriere dell'Umbria Che l'hai scritto tu poi, per cui scorrendo le ho pagine del letto di Corriere un dell'Umbria. ritorno dell'amaro Spoleto. Ma Ancora. facci un po' luce su questa situazione. No, non faccio luce, tu visto che non ci ascolti, noi l'abbiamo già parlato la settimana Ma scorsa, per appunto, cui ci saranno nelle news. nessuna, no news is good news, come si dice, però in questo caso non, cioè, non, francamente non ho ricevuto informazioni, ancora informazioni in merito, per cui aspettiamo un attimo quali sono le decisioni dell'altissima dirigenza per cercare di capire quale sarà la scelta se una serie B o una serie C2. Allora, Pivellini, ve ne do un'altra io, perché Ecco. comunque si doveva ufficializzare, era nell'aria, Aglimiriano e Fratelli Nardi domani Ufficializzeranno? ufficializzeranno, beh, più o meno, Sì. insomma, la loro fusione, insomma, quindi si dovrebbe chiamare Aglimiriano, dovrebbe prendere il nome proprio dell'Aglimiriano, e ci dovrebbe essere anche un settore giovanile delle Juniors, Bello. Cosa quindi importante. domani C5 Umbria sarà presente, insomma, In quale impianto giocheranno, si sa? a Miriano, quindi allo scoperto, ma anche tutti e due gli impianti erano scoperti, quindi Certo. Certo. però si giocherà, da quello che so, a Miriano. Beh, questo. L'allenatore sarà Marchettini, ex Fratelli Nardi, ormai possiamo dirlo, e mentre il mister del Miriano Piersantelli si rimetterà, insomma, ai calzoncini corti e continuerà a giocare, giustamente, perché è anche un buon giocatore. Beh, questa, considerando che abbiamo fatto fuori il Toti, abbiamo fatto fuori il Bastard, abbiamo fatto fuori l'impresa Futsal perché non ci sarà più Mariano Lima, potrebbe essere alla fine l'anno buono per una squadra che viene da una fusione per poter puntare all'alta classifica, no? Assolutamente sì, perché comunque il Miriano ha degli elementi importanti, il Fratelli Nardi uguale, quindi unendosi,
e ritoccando un po' la squadra, insomma, con qualche innesco, insomma, potrebbe puntare ai primi posti in classifica del campionato di C2 Girone B. C2 Girone B che a questo punto lascia due spazi vuoti nelle caselle squadre. Quindi bisognerà andare a vedere quali saranno i ripescaggi e vedere come sarà la Serie D prossimo anno. Perché ricordiamolo che uno verrà lasciato vuoto dal Fratellinardi e l'altro dall'Omnia di Mafrici, che non si iscriverà nella Serie C2. Ah, è ufficiale che non si iscriverà alla Serie Assolutamente C2? Assolutamente sì. Quindi dopo la retrocessione dello scorso anno, ecco, perdiamo un'altra compagine. E a questo punto io, se dovessero essere veramente poche le squadre della Serie D, confermo l'idea che di un forse girone unico di Serie D. No, di far direttamente tre gironi di Serie C2. Cioè, perché cioè, non c'è senso. Toglieresti due competizioni come la Coppa. Sì, Daniele, però se tu fai un campionato di Serie D che dovrebbe servire alle squadre per spendere di meno e poi magari parti da una squadra che sta a Città di Castello, l'ultima squadra che sta nell'Ortano oppure certo, vicino a Castel Giorgio, cioè c'è il raddoppio delle spese come la terza categoria di qualche anno fa. La terza categoria di qualche anno fa è arrivata anche a 5 gironi, eh. Sì, però dopo, l'anno dopo erano due gironi da 20. No, erano tre. No, l'anno che c'era la nuova San Giacomo erano due gironi da 20. Con la nuova San Giacomo non andiamo a perderci, torniamo sul red carpet del Futsal Umbrio. Vai, sentite, Pato, sentite, io ho una notizia. Secondo me la notizia della cosa dice il tuo pendolino? Poi parleremo del Nursia, perché al di là del settore giovanile di cui abbiamo parlato prima, secondo me è stata una settimana importante. Secondo me la notizia veramente bomba di questa settimana è assolutamente, e sarà molto contento il nostro amico Lorenzo Mincerelli, perché abita lì, che salutiamo, sarà la rinascita di un'angelana forte. E io che settimana scorsa ho pensato che ci potesse essere il ritorno come allenatore e giocatore di Giordano Albani, che aveva lasciato comunque un buon ricordo alla CB Life, invece Giordano Albani farà l'allenatore e giocatore di una squadra, però non si sa ancora quale. Chissà se sarà in C2 o in C1. Chissà, io quindi mi sembra di aver capito che sarà C2. Quindi la notizia è che Giordano Albani non giocherà nella Torgenese il prossimo anno. No, sì, né Giordano Albani né Marco Kocic e né Angelo Caldarelli giocheranno nella Torgenese il prossimo anno. Per cui aspettiamo un attimo l'ufficializzazione di alcuni colpi che saranno messi a segno dal presidente Ercolanoni. Però diciamo dell'Angelana, non è stato ufficializzato, però a questo punto se l'Angelana metterà sul piatto un buon budget da investire, chi meglio di Maurizio Pergalani potrà allenarla? Per la disperazione di Mister Massini, che perderà così il suo valido collaboratore di quest'anno. Però Mister Pergalani chiaramente, rimettendosi in discussione dopo un paio di anni, no, un anno solo, un anno in rappresentativa, chiaramente avrà la sua lista della spesa. Beh, ma guarda, Maurizio sicuramente l'ambiente di Santa Maria lo conosce benissimo, è stato proprio quell'ambiente che l'aveva lanciato insomma in C1 dopo la sua esperienza con l'Arrifo Caminetti in Serie D. Maurizio, se non sbaglio, è stato uno dei pochissimi allenatori umbri a raggiungere la finale playoff interregionale con il suo allora CB Life, dove c'era Giordano Albani, Maurizio Giterna, Mirko Fiorucci, Mecucci, se non sbaglio, c'erano tutti i giocatori, e perse contro il Salaria di Riccardo Gaucci e ripesi. Comunque la lista della spesa di Pergalani, che è quella che interessa agli appassionati, è una lista importante, perché in porta parte dallo spoletino, però tutti abbiamo pensato a Simonetti, perché si pensava che l'Orma San Sisto potesse puntare su un portiere fuori quota, invece sappiamo che Simonetti ha confermato l'accordo con l'Orma San Sisto, quindi la squadra di Cistellini punterà sui fuori quota in campo per la prossima Serie C1. Però la lista della spesa prevede due nomi importanti del Mounting Foligno, che sono Proietti e Paris. Questo sempre che il Mounting vada in Serie B, perché nel caso in cui vada in Serie B, Proietti e Paris magari non se la sentirebbero di affrontare un impegno gravoso come la Serie B. In quel caso Pergalani avrebbe chiesto Proietti e Paris. In porta, a questo punto pensiamo che un portiere forte che ci sia in giro potrebbe essere proprio Mirko Fiorucci. Chiaramente c'è la riconferma di Giulio Padovani, perché è stato uno dei migliori quest'anno. Abbiamo sentito dire
che ci potrebbe essere anche un accordo con Massimo Panetti da Spoleto, centrale, ex centrale dei Grifoni a questo punto, e chissà che questo balletto della Marna Spoleto non porti a Santa Maria degli Angeli anche Emanuele Murasecchi. Beh, sicuramente sarebbe un colpo interessante. Emanuele Murasecchi comunque si è calato quest'anno in C2 con notevoli soddisfazioni, peccato per la finale persa, ma sicuramente Mura è un giocatore che può fare la differenza nella categoria cadetta. È certo che a questo punto con questa squadra, se fosse veramente impostata così, diciamo che la Serie C2 Girone A l'abbiamo già bella che battezzata. Beh, oddio, io aspetterei, ci sono squadre che stanno facendo bene, si stanno muovendo sul mercato. Attenderei risposte da Cannara e dall'Alto Tiberino, dove Umbertide e Virtus Tifernum si stanno muovendo di sottecchio, però porteranno giocatori importanti e vorranno fare una bella squadra. Senti, invece una curiosità che mi voglio togliere, ma quel portiere che un anno fa, insomma, giocava ed era forte come Emiliano Bonelli, che fine ha fatto? Che era infortunato, poi no, non si è più sentito, insomma. Beh, diciamo che è stato vittima di numerosi infortuni a catena e non una, quella stagione scorsa è stato costretto a saltarla. Credo che questa stagione già ha avuto alcune richieste, dicevamo di Cannara, Cannara è una di quelle squadre, ma non escluderei nemmeno l'Angelana a questo punto. Certo, non è comodissimo per un portiere che viene da Terni, però è comunque un giocatore di assoluta qualità, assoluta fiducia tra i pali. Non escluderei nemmeno che se Mirko Fiorucci si spostasse dal Perugia all'Angelana, Emiliano non possa andare proprio al Perugia, visto anche la grande amicizia che lo lega a mister Eugenio Boranga. Quindi, insomma, vediamo cosa succederà. Pado, altri colpi che abbiamo in canna di questo periodo, le nuove leve che crescono. Montecabione, ho visto che, insomma, si sta facendo sotto, insomma, la società molto seria. Altri due posti, sicuramente la Ternana Futsal, che chissà che con l'arrivo di Lima alla Valletta che si crei un vortice di mercato nella zona Ternana. Visto che Lima ha sempre i suoi fedelissimi che lo seguono, come Martini, Canestrini, Tellini, tutti quelli che finiscono con Ini se Tutti li lì, compra Lima. Marino Limi. Chissà. Quindi potrebbe essere interessante, però secondo me in questa cosa, poi tu Daniele, cioè, ci potrai dare informazione, ma queste decisioni che devono essere prese dalla federazione sul fuori quota, perché poi alla fine secondo me sposta questa, cioè il fatto che il fuori quota resti il 91 e non sia il 92, eccetera, questo, cioè, potrebbe spostare a livello di alcune squadre, di equilibri, di gente che ha puntato sui 91. Ma sicuramente sì, ci sono squadre che se hanno puntato sui 91 e non verrà confermato questo blocco del fuori quota, si troveranno a dover ricercare almeno un paio di giocatori. Certo, sarà fortunato il Gubbio se riconferma Roberto Tomassini perché è un 92, sarà fortunato il Perugia che ha Mauro Alunni che è un 92 e Massimiliano Caraffini che è un 93, se li riconferma. Saranno fortunate insomma quelle squadre come la Valletta che hanno Settimi in porta che è un classe 91. Chi purtroppo è sfortunato sarà la Gacci che perde Marco Allegrini che è diretto verso una Serie B o una Serie A2 tra Lazio e Marche. Quindi. Allora, ragazzi, io vi devo stoppare, tenetevi in caldo altre notizie perché adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo per andate a studiare, vedete siti e quant'altro perché gli ultimi colpi di mercato per la rubrica Pado fa mercato, ma oggi c'è anche Calzoni, quindi attenzione, attenzione, andiamo in pubblicità poi con le ultime di mercato. 18:32, dopo il notiziario, torniamo ancora in diretta qui su Radio Galileo, a tempo di futsal. Siamo quasi allo scadere della nostra. Direi a Pato fa mercato più che a tempo di futsal. Anzi, a Pato fa mercato. Allora, Pato, insomma, hai avuto un po' di tempo per pensare ai nuovi colpi di mercato. Molte società si stanno riorganizzando. Io stavo pensando Al invece Perugia San Terminio. anche al Perusa San Terminio, che potrebbe essere un'altra squadra insidiosa, ma io stavo pensando invece al tuo amico di Monteleone, Bernardini, che sai qualcosa dei nuovi progetti del Monteleone oppure. Allora, ci siamo lasciati al telefono il giorno del festeggiamento per la salvezza acquisita nello spareggio contro il Deruta, che stavano disperatamente cercando di convincere Andrea Bernardini
a giocare per un altro anno, a fare da chioccia per un altro anno al gruppo un po' mattacchione del Monteleone. Andrea non era convinto assolutamente, però diciamo che Mister Dini, l'amico di tante battaglie Filippo Trippetta, volevano cercare di convincerlo. Chissà se è passato un mese, un paio di mesi, quando inizia il pallone a rotolare, i primi ritiri, i primi calci al pallone, chissà, forse Andrea non ci ripete. Ma vediamo questo. Dicevamo del San Erminio. Assolutamente. L'allenatore del San Erminio sarà? Sarà, io non lo dico. Sarà Nemmeno. Pagnottini. Dici? Sarà Pagnottini, sarà Pagnottini, perché sarà L'hai Pagnottini. detto tu, eh? Sì, l'ho detto io, perché abbiamo fatto uno più uno, cioè nel senso che comunque il mister è andato via dal free time, non perché si trovasse male al free time, ma perché magari è stato coinvolto in una realtà diversa, e potrebbe essere proprio il Perugia San Erminio. A questo punto quello che conta in questo, cioè, senza togliere nulla alla validità del mister, è l'effetto domino che questo potrebbe avere sul mercato. Noi abbiamo sempre detto che il free time era un gruppo cresciuto anche grazie a mister Pagnottini, e chissà che non possa coinvolgere anche qualche giocatore che magari Cioè, Pacini non qualche potrebbe non nome, qualche riuscire. nome in mente? Beh, No, non li penso. facciamo, non li facciamo. Vabbè, ma Ancora il mo, pensa. campionato, ci sono le trattative, rimaniamo lì. Perché il campionato è Sì, finito? no, per quello che deve venire. Certo. Io già sto Tu avanti. sei già Per stai me avanti. l'estate già è finita, anzi, non è nemmeno cominciata, Ah, quindi. perfetto, perfetto. Quindi vedremo un attimo, anche perché il nostro amico Giancarlo Pacini, come sempre, intende divertirsi, intende non correre dietro a giocatori, allenatori, eccetera. Per cui lui farà la C1 con lo stesso spirito con cui ha affrontato la Serie C2, e quello che sarà, se sarà, tra virgolette, costretto a ricreare un gruppo, sappiamo che lo farà con nonchalance, con molta tranquillità, a prescindere da chi ci sarà o meno. Senti, io invece poi sono curioso di due realtà della Serie C1, una affermata come una società come affermata insomma da molti anni, che fa sempre molto bene come i Grifoni, e l'altra Castel Giorgio che, essendo nei paraggi di Orvieto, magari potrebbe, come dire, fare qualche Accaparrarsi. accaparrarsi qualche pezzo da 90 che gira nei dintorni. Noi siamo curiosi anche di sapere quello che farà l'Oasi di Mister Seghetta, che gioca nello stesso palazzetto del Gala 5, sempre Attenzione, ammesso. ammesso che ridiano il palazzetto alle società sportive, Perché? perché attualmente il comune di Orvieto ha chiuso il palazzetto lasciandolo soltanto alla Z Zambelli di pallavolo, e nessun'altra società sportiva si può allenare al Palapapini. Sì, ma Zeta non era anche lo sponsor del Gala 5? Sì, AZ era anche lo sponsor del Gala 5, però al momento. Molto amici con Mister Seghetta, per cui vai tranquillo che Mister Seghetta giocherà ancora una volta al Palapapini. Ma Quindi, senza dubbio, però al momento c'è questa senti, situazione scomoda. adesso io penso veramente che possa venire da lì una squadra forte per il prossimo campionato di C1, che possa essere l'Oasi con i giovani, con Egisto, e che possano essere i ragazzi del Castel Giorgio, che comunque hanno dimostrato di poter competere anche con questo nucleo. Beh, il Castel Giorgio so che si sta rinforzando, che aveva un paio di colpi nel mirino, quindi potrebbe veramente essere l'outsider del prossimo campionato. Anche perché Castel Giorgio, essendo molto vicina al Lazio, potrebbe anche tirar fuori, attirare qualche giovane dai campionati laziali e superare i problemi dei fuoriquota. Eh sì, insomma, allora invece parlando di calcio a 5 giocato, noi ci avviciniamo ne abbiamo parlato anche in trasmissione, che andrà in onda, ricordiamolo, domani sera su Telegalileo e poi sul nostro portale c5umbria.it. Ricordiamo che nel fine settimana, anzi prima giovedì, si andrà a giocare la finale regionale di Coppa Italia Di Serie D. di Serie D tra CLT e San Fortunato della Collina. E poi si andrà a giocare Mounting Folgarella squadra laziale, insomma, Sì. per l'accesso in Serie B. Sì, il Mounting sabato ha piegato 3-1 la squadra di Scandicci, il Pelletterie, soffrendo un po', diciamo, all'inizio del secondo tempo, quando è andata sotto 1-0, ma poi dimostrando di essere una squadra tosta e sapendo reagire.
Si volta pagina, si gioca contro questa squadra laziale, non buoni ricordi per il Mounting perché ha preso un doppio 3-0 nella partita di Coppa contro la Lodigiani, però la Lodigiani era un'altra È squadra. arrivata in finale la Lodigiani poi, credo. Sì, Sbaglio? Ha vinto la Coppa. sì, ha vinto la Coppa contro la squadra piemontese, dei i Bassotti. Ha vinto la Coppa per cui non No, sbagliavamo. non banda Bassotti, Non banda Bassotti. che è sempre accostata al Piemonte, insomma, visto bianconeri juventini. E comunque dicevamo che questo Folgherella ha un'insidia importante che è il campo all'aperto. Un campo all'aperto molto grande, erba sintetica, nella partita, nella trasmissione di domani abbiamo anche inserito un'intervista con il tecnico del Folgherella Ivano Cecchi, scusate, e praticamente ci ha detto comunque che il campo è un bel campo, che comunque pensa di essere avvantaggiato dal fatto di poter giocare nel campo avversario al coperto perché ha dei giocatori tecnici, per cui vedremo un attimo come se la caverà la squadra di Monsignori, che ha anche tra virgolette lo svantaggio di giocare la prima in casa. Non si sarà nascosto dietro un dito il mister laziale? No, cioè, mi è sembrato proprio di no, nel senso che è sembrato convinto di potersi giocare le proprie carte, restiamo convinti che il mounting possa tranquillamente farcela, a patto che riesca a essere al 100%, perché nel finale di stagione serve un po' l'apporto di tutti. Abbiamo visto sabato in panchina a lungo, cioè sempre in panchina, il capitano Paris perché ha ancora qualche problema fisico. Proietti ha giocato poco, stesso Vasilà che ha giocato poco, speriamo che possano recuperare tutti da qui a sabato. Allora ragazzi, che ne dite se... Pato fa mercato? Sì? Mancano ancora Due colombe. mancano tre informazioni importanti di giocatori, chi parte e chi resta. Quello che resta, cioè a sorpresa secondo me, è Edgardo Giardini, Eddy, il capitano della rappresentativa, resterà bastardo, sarà riconfermato per la Serie C1, anche perché gli è stato detto che la squadra, il bastardo della Serie C1, sarà una squadra rinforzata, niente poco di meno che dal ritorno di Marco Lunnivicari. Questo è stato potrebbe essere la bomba di questo mercato. Vedremo anche che fine farà il bomber Angelo Caldarelli, come abbiamo detto prima, non rimarrà probabilmente alla Torgianese, almeno sembrano queste le notizie. E a proposito del ex Deruta, Nico Menconi. Nico Menconi andrà all'Orma San Sisto, per cui l'Orma San Sisto, come abbiamo detto prima, cercherà di sopperire alla regola del fuoriquota Qui c'è lo zampino di Calzani, secondo con me, l'uomo di andrebbe movimento. arrivato. Ghigna, 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 il Nico ragazzo Calzoni, ghigna. Nico Calzoni in realtà è Nico Calzoni, Ghigna, chissà, sarà stato sicuramente lui. Volevo concludere il discorso sul mercato con due notizie. La prima è che il nostro grandissimo amico Carlo Bonetti è diventato il team manager della Zeta Gold Woman. Che quindi se lo vedrà contro la Ternana e probabilmente il Grifo il prossimo anno. Sì. E poi volevamo parlare del Nursia. Del Nursia stanno lavorando sotto traccia, tutti dicono che ICAM e Trapasso non saranno confermati, invece da fonti attendibili è stato raggiunto l'accordo per farli rimanere anche in Serie B. Si sta lavorando anche per un top player a Norcia e potrebbe essere Marco Kocic, che più di Ma una quel volta. Marco Kocic che 2 anni fa era vicinissimo, poi soltanto un cavillo burocratico Esatto. non lo portò alla corte di Mr. Koch. Esatto, e penso che Marco Kocic potrebbe essere veramente l'uomo giusto per la squadra di Coccia, perché potrebbe dare esperienza, potrebbe dare carisma E a quel e giocatore che gol. fa tanti gol che il Norcia quest'anno non ha avuto. Esatto, e questo potrebbe anche permettere ai ragazzi di Norcia di poter crescere con più tranquillità, perché Kocic comunque sia è una chioccia importante, perché è uno che in campo ci sa stare, è duro, tosto. È uno anche che garantisce un certo minutaggio, insomma, a livello Certo. fisico può giocare
quei 30-35 minuti senza problemi. Il problema che deve risolvere il Nursia è il palazzetto dello sport, perché la Serie B si gioca di sabato e sappiamo che il Salicone è un impianto piuttosto impegnato nel fine settimana e sappiamo per sicuro che il Norcia, oltre a fare la riomologazione del palatennis, che è quello piccolo, La famosa palestrina. sì, la famosa palestrina che tu fai la smorfia, Simone, però lì è un palazzetto che è stato omologato per la Final 16 femminile da Damiano Basile, per cui quello è un campo omologato per la Serie A2. Per cui è un campo che con i dovuti accorgimenti potrebbe essere omologato per la Serie P. Però sappiamo che il Nursia sta comunque cercando un nuovo impianto, sempre a Norcia, per poter sopperire alle carenze che il Salicone potrebbe avere in qualche fine settimana. Allora ragazzi, noi possiamo chiudere il patofamercato e ricordare i nostri appuntamenti che sono quello di domani, dove ci sarà appunto alle 22:30 come consueto la nostra trasmissione a tempo di futsal con due speciali bellissimi, uno sul femminile e uno su tutta la stagione dove, insomma, dove ci saranno tutte le feste promozioni, tutte le cavalcate, le partite più importanti, i gol più belli. Quindi, da non perdere assolutamente, perché sicuramente sarà emozionante, perché abbiamo fatto, possiamo dire qualche numero di C5 Umbria di quest'anno, Pato? Diccelo tu perché. Facendo un rapido conto, abbiamo, oltre a aver fatto 33-34 trasmissioni, insomma più o meno, e aver raggiunto 600.000 utenti sul nostro sito, aver fatto più di 2.000 articoli, e aver visionato più di 100 partite nell'arco di un anno e aver fatto quindi 100 montaggi di Di video, immagini più che qua. quelli non montati, Più perché quelli non montati, certo. E mi fermo qui, ma potrei continuare, insomma, ricordiamo, dai, Juniores, Serie B. aver assegnato i palloni d'oro e aver fatto altre trasmissioni. Comunque, dopo aver fatto un'annata, diciamo, un'annata importante, insomma, è giusto riassumerla in un'unica puntata e mettere i pezzi più importanti in circa un'ora, un'ora e mezza di trasmissione. E capire, insomma, far emozionare un po' quelli che sono i nostri fedelissimi utenti che ci seguono tutti i giorni, anche sul nostro sito che continua a fare più di 2.000 visite al giorno. E, insomma, sono numeri veramente, veramente importanti per C5 Umbria. Che E ricordiamoci, sempre. tempo di futsal. E qui, sì, qui scatta che a tempo di futsal noi salutiamo tutti, ma insomma è stata un'annata veramente, veramente importante e sì, adesso lo puoi dire, È caro sempre Daniele. tempo di futsal, anche se adesso è estate sarà calcetto. Mi è accaduto di notte su.